Eccoci qui. Insomma, quella, la squadra più giovane della storia di reazione è stata molto brava, ma loro oggi ancora di più. Francesco, Alessandro e Marco, i tre allo spiedo da Bergamo. Mettete pure le cuffie, perché adesso, mettete pure le cuffie, perché adesso dobbiamo difendere il montepremi che avete accumulato fino adesso. Francesco, mi senti bene? Bene. Perfetto. Alessandro, sì. E Marco. Sì. Andiamo all'ultima catena. Portone, F, forma. Francesco. Gioco il jolly. Allora, seconda lettera, portone, F, A, forma. Ce l'avete? Siamo fuori. Fama? No. No. Portone. Portone, che cos'è? Un ingresso? Forma. Quindi? È una... Francesco? Non ce l'abbiamo. Per noi è un errore, mentre un'altra lettera, portone, F, A, C, forma, potete parlare sempre, eh? Portone in faccia. 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 Forma della faccia. Ovale. Può essere. Francesco? Faccia. Guardate, purtroppo non è faccia, ma è facciata. Perché un portone si apre sulla facciata di un palazzo e badare solo alla forma, alla facciata. È un modo di dire. Forza, ragazzi, andiamo da Alessandro. Con forma, P, quantità. Alessandro. Peso. La forma... Forma peso, peso è un peso regolare. Sì, peso forma. Esatto, peso forma. Dovremmo cercare di mantenere. E la quantità, questo è un peso generico. Vediamo. Ok, Alessandro, bene. Marco. Quantità, Q della vita. Qualità, quantità e qualità sono qualcosa che uno cerca in un prodotto, sì. E la qualità della vita di una popolazione. Andiamo. Bravo Marco. Allora, terminato il primo giro, facciamo sempre un piccolo bilancio. Ancora 23.750 euro del vostro montepremi e un jolly da giocare. Francesco, ripartiamo da te con della vita, S. 4. Francesco, secondo jolly. Della vita, ST4. Stagioni, vero? Ciao. Allora, diciamo stagioni. Stagioni della vita sono diversi periodi, esatto, eccetera. E le stagioni sono 4. Vediamo. Gianni, è stato utile. Stagioni la parola. Abbiamo ancora due ostacoli. Alessandro, 4, M, sacco. Alessandro. Non ce l'ho. Per un errore, naturalmente, però c'è un'altra lettera che arriva per Marco. 4, M, A, sacco.
mani. Scrivere qualcosa a quattro mani vuol dire scriverlo in due e essere scoperto con le mani nel sacco. Fu fatto. Bene, Marco. Abbiamo ancora l'ultimo ostacolo, quindi abbiamo una prima possibilità di chiuderla, Francesco. Sacco. F. Tipo. Francesco? Foglie, ma un sacco di foglie. Andiamo? Con tipo, non so. Non è foglie, forza Alessandro, sacco, F-A, tipo. Alessandro. Fantasia. Fantasia. Avere un sacco tipo, di fantasia. Un sacco di fantasia. Dunque... La parola è farina. È farina del tuo sacco? O un sacco di farina? E poi, come sappiamo, la farina ci sono vari tipi. 0, 00, 1, 2, integrale, eccetera. Allora, chiusa comunque la catena, abbiamo 2.969 euro e andiamo all'ultima parola. I tre allo spiedo sono la nuova squadra campione di Reazione a Catena e adesso provano a prendere l'ultima parola. Proviamoci tutti insieme partendo da tipo, CA e finale e il terzo elemento. Allora, tipo, può essere un cane, ok, pensavo, può essere tipo carattere. Sì, carattere. Un bel tipo a carattere. Esatto. Tipo di carne, no. O anche può essere un tipo di... Tipo di è tipo, però è generico. Tipo di carte. È una qualità. Oppure cosa può essere con tipo? Prima è una farina, quindi un tipo di qualcosa. Una caratteristica. Sì, un carattere. Quindi adesso carattere un tipo genetico. Può essere un... Carattere può essere. Potrebbe essere. Oppure pensiamo a altre parole. Un tipo... un cantante, tipo... Tipo, poi c'è qualcosa di generico, una persona sì. Generica. Quindi un tipo, è un caio, no, non ci no. Sta. Un calice, tipo di calice. Ma... Sì. Ci sono tanti. Canale. Verbo. Canale. Un canale tipo. Verbo, cadere, ca... Un qualcosa di tipo che ha un modello. È un modello. È una... Un semplicemente carattere. In letteratura c'è mica, non c'è il tipo? Il tipo... So. Tipo... Anche il tipo carattere no. Potrebbe anche essere per ora avrei comunque anche non siamo sicuri un canale sì. Tipo un cadere tipo no è un verbo cadere cadere compriamo Alessandro compriamo il terzo elemento dimezziamo 1.485 euro ed ecco il terzo elemento inverno. No, carattere no. Cadere, cadere, le foglie però in autunno. Un inverno ca... un inverno freddo, tipo un cane. Calo, no. Caliente, calore, no. No. Un calore. No, no, no. Un cane d'inverno, no. Un canale d'inverno, no. Un inverno, cadere. Questa è una stagione, ma oppure cos'è? La fine di qualcosa. Esatto. Inverno del... Inverno e anche l'età, la fine dell'età. Cioè, tipo di cane? Della vita. No, però cane inverno. No. No. Verbi, no. Verbi. Un canale, canale. Canale d'inverno. Cosa fai d'inverno? Vai a sciare oppure... Col bob, neve, cadere. L'inverno è anche in storia, è un periodo... È la fine di una civiltà. È il cadere, è l'inverno. Cosa faccio? Cadere. Alessandro. Prova con cadere. No? Proviamo con cadere. Togliete le cuffie. Cadere. Come lo leghiamo cadere? Con tipo? Più che con tipo, con inverno. Perché
l'inverno può essere una fase finale di una civiltà in storia o di una vita, quindi è come se qualcosa cade, decade, e con Tipo non abbiamo trovato un collegamento inerente. Allora, andiamo a vedere qual è la parola di stasera del valore di 1.485 euro. E allora, la parola che lega Tipo e inverno è... campione. La squadra campione d'inverno è quella che è in testa alla Serie A dopo il girone di andata. Con Tipo, un campione, un tipo di un campione, un prototipo del tipo di articolo che è in vendita e in commercio. Peccato, ma domani ci si riprova. Ciao ragazzi, complimenti ancora. Appuntamento a domani con Reazione a Catena TG1.